Sì, salve, questa è l'anteprima dell'iPad Pro 10.5 in cui è montata una versione beta di iOS 12. Vedete? La prima novità è proprio qui, gli aggiornamenti automatici che posso andare ad attivare o a disabilitare. Praticamente consiste nell'andare a ricevere una notifica prima dell'inizio dell'installazione e l'aggiornamento si completerà durante la notte con l'iPad che deve essere ovviamente in carica e collegato alla rete wifi. Le prime 5 schede non è cambiato quasi nulla. Le notifiche, abbiamo qui sempre la possibilità, vedete, di mostrare sempre quando sbloccato e mai. Poi abbiamo i suggerimenti di Siri per le varie applicazioni. Qui posso andare a scegliere app per app il tipo di notifiche che voglio ricevere, ad esempio con il banner temporaneo permanente, oppure scegliere la notifica nel blocco schermo, nel centro di notifiche, oppure col banner, disabilitare le notifiche e poi mostrare le anteprime e raggruppare le notifiche. Cioè in questo caso praticamente le notifiche relative a una singola app verranno mostrate tutte sotto un'unica casella. Premendoci sopra si vanno ad aprire e poi le posso andare a chiudere app per app oppure chiuderle tutte. I suoni posso invece andare, vedete, a impostare questa opzione. Qui posso modificare la suoneria degli avvisi, il volume, o tramite questa barra o tramite i pulsanti laterali del volume. Qui posso andare a scegliere la suoneria per ogni, vedete, singola operazione. Qui posso disabilitare il clic tastiere su un blocco e così via. Non disturbare, qui lo posso andare ad attivare immediatamente oppure un orario programmato. Posso poi impostare la modalità silenziosa sempre o mentre l'iPad è bloccato. In questo caso le chiamate in entrata e le notifiche saranno in modalità silenziosa mentre l'iPad è bloccato. Poi posso consentire le chiamate da nessuno oppure andare ad aggiungere i vari contatti, tutti i contatti così via, e poi le chiamate ripetute, nel senso che la seconda chiamata ricevuta durante la modalità silenziosa nell'arco di 3 minuti della stessa persona sarà in modalità silenziosa. Tempo di utilizzo ed un'altra praticamente novità, mi dice praticamente che ho utilizzato l'iPad per 1,35, 1 ora e 35 minuti, 1,39 minuti di social network, 38 minuti di altro, 21 minuti di svago. Posso andare a impostare una pausa di utilizzo, vedete, in questa fascia oraria che si può cambiare, verranno praticamente ricevute notifiche soltanto per le applicazioni sempre consentite, che vado a impostare in quest'altra casella qui. Vedete? Abbiamo in questo caso telefono, messaggi, FaceTime e mappe. Posso andare ad aggiungere tutte queste qui. Poi c'ho limitazioni app. Praticamente vado ad aggiungere limitazioni di utilizzo giornaliere per le categorie di app che desidero gestire. Queste limitazioni di utilizzo vengono inizializzate ogni giorno a mezzanotte. Vedete? Tutte le app vengono classificate in base a social network, giochi, svaghi e così via. E poi abbiamo contenuti e privacy. Qui posso andare a bloccare i contenuti inappropriati, per esempio posso limitare la localizzazione per le app, l'accesso ai contatti per le varie app e così via. Poi c'è utilizzo codice, tempo di utilizzo, vado a impostare un codice per migliorare ovviamente la rendere più sicura l'impostazione di questo tempo di utilizzo. Poi posso condividere sui dispositivi in cui ho fatto l'accesso ai cloud, posso impostare il tempo di utilizzo in famiglia, anche quindi sui dispositivi dei familiari, poi posso andare a disattivare, vedete, questa opzione e si chiude. Nella cartella generali abbiamo qui praticamente non è cambiato quasi nulla. Spazio, libero spazio sui pad, aggiorna app in background. Quando guardate ora, vedete, posso impostare il formato 12-24 ore, mostrare la data sulla barra di stato, vedete, come vedete in alto a sinistra comporta domenica 16 settembre. Poi il fuso orario automatico e poi impostare l'orario, questo caso Roma. Poi la tastiera, qui praticamente posso andare ad aggiungere le varie tastiere, in questo caso ne ho due, italiana, la tastiera emoji, e qui si vanno ad aggiungere ovviamente, vedete, tastiera inglese, arabo e così via. E qui posso andare ad abilitare la dettatura e tutte le varie opzioni, quando per esempio metto il punto va direttamente dopo la lettera maiuscola e così via. Il centro di controllo, anche qui, è rimasto praticamente identico, qui si personalizzano i controlli.
L'unica cosa che è cambiata è che stavolta per entrare nel centro di controllo, come si fa nell'iPhone X, in alto a destra si tira giù, vedete, e si entra nel centro di controllo, ci sono i vari pulsanti che posso andare qui ad aggiungere o a chiudere. E vedete, c'è questa novità dell'udito che vale, che serve soprattutto per gli auricolari. Poi c'è scrivere luminosità che è rimasto identico, sempre la modalità Night Shift e attivare il True Tone, che adatta le modalità di visualizzazione dei colori sullo schermo a diverse condizioni di luce. Vabbè, sfondo, Siri e cerca, Touch ID e codice è rimasto identico, non c'è il Face ID nell'iPad mentre c'è nell'iPhone X. La batteria, qui posso, vedete, andare a togliere la percentuale della batteria, cioè mi rimane soltanto l'icona senza la percentuale residua. Poi posso andare a vedere la batteria per quanto tempo l'ho utilizzata e tutte le varie app che l'hanno utilizzata. Vabbè, poi c'è la privacy, qui praticamente posso andare a gestire la localizzazione delle varie app e posso dare le autorizzazioni per tutte, ad esempio per le foto, vedete, posso fare lettura e scrittura, OneDrive, YouTube e così via, Facebook e così via. iTunes e Apple Store rimasti identico, Wallet ed Apple Pay sono rimasti identici. E qui entriamo praticamente poi nel FaceTime, è stata introdotta la modalità multipla, cioè posso fare una videochiamata multipla tra due fino ad arrivare a tra le due persone contemporaneamente. Mappe, qui praticamente ci sono delle novità per quanto riguarda l'iPhone in particolare, che vengono integrate anche io ai navigatori aftermarket. Poi c'è questa nuova applicazione Metro, che probabilmente tramite la fotocamera dell'iPad mi consente di calcolare la distanza tra due punti che ho fissato tramite un pulsante più quando si entra nell'applicazione, e poi su questo il sistema imperiale, il sistema metrico. Poi c'è la borsa, questa è un'altra applicazione nuova, qui posso vedere andare a regolare la privacy, utilizzare i dati cellulari, ragionare in background e anche introdurre i comandi rapidi, che è un'altra novità che si trova in Siri, cioè impostare questi comandi rapidi, ad esempio leggi notizie dal mondo della finanza, premendo più, io vado ad aggiungere questa funzionalità a Siri, e quindi una volta che clicco, tengo premuto il pulsante home, entro in Siri, digito questo comando, automaticamente viene riconosciuto. Il game center è rimasto identico, la fotocamera stessa cosa. Adesso andiamo a dare uno sguardo alle app. Allora, per entrare nella cache dell'iPad basta premere due volte, vedete, e qui ci sono tutte le applicazioni aperte che chiudo, vedete, buttandole verso l'alto. Non c'è, come capita in Android, la possibilità di chiuderle tutte tramite il pulsante. Qui praticamente posso entrare in questo modo, oppure con le 5 dita tenendo premuto, vedete, mi entra nuovamente nella per chiudere l'applicazione. Posso sia utilizzare 5 dita oppure andare a scorrere dal basso verso l'alto e si chiude l'applicazione. Adesso andiamo a vedere qui questa schermata, qui è rimasta identica, qui ci sono i suggerimenti di Siri e qui posso andare ad aggiungere, vedete, tramite questo usando i vari widget e così via. Le nuove applicazioni sono queste qui, abbiamo visto, questa è la borsa, vedete. Qui sono tutti i titoli con il rialzo o in discesa, e qui praticamente il metro che utilizza la fotocamera, vedete, vado a muovere l'iPad, vado a fissare un punto tramite poi un pulsante più che esce sul lato destro, vado poi a fissare un altro punto e automaticamente l'iPad mi riconosce la distanza tra i due punti, me lo dice il sistema metrico. E qui feedback, essendo quindi una versione beta di prova, qui praticamente introducendo i dati dell'ID Apple posso andare a dare dei suggerimenti agli sviluppatori e correggere. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.